Allora, considerando il fatto che il tema dell'eiaculazione ritardata vi ha molto affascinato, oggi volevo fare un piccolo video divulgativo in merito proprio a quelle che possono essere le casistiche e le situazioni legate all'eiaculazione ritardata. Ci sarebbe moltissimo da dire su questa tematica, che forse rispetto ad esempio all'eiaculazione precoce è anche molto meno conosciuta e non per questo però meno diffusa nel mondo maschile. Ci sono tre tipi di situazioni importanti che si possono verificare in consultazione e sono tutte e tre differenti per il tipo di gravità che può essere più o meno conclamata e cronicizzata. Il primo ha a che vedere con quegli uomini che non riescono a eiaculare in vagina durante la penetrazione, ma riescono ad eiaculare con l'aiuto della partner o del partner, se parliamo di coppia omosessuale, all'infuori di quella che è la penetrazione, quindi attraverso la masturbazione del partner. Il secondo caso sono gli uomini che invece hanno bisogno di un non contatto con la partner, quindi non riescono a eiaculare in penetrazione, non riescono a eiaculare con l'aiuto della partner attraverso la masturbazione, ma riescono a eiaculare, quindi arrivare all'orgasmo, da soli, masturbandosi di fronte alla partner. Poi c'è il terzo caso di persone invece, che sono quelle sicuramente che presentano un'eiaculazione ritardata più grave, accentuata nel tempo, e sono quei tipi di uomini che non riescono a eiaculare nemmeno di fronte, quindi alla presenza della partner, quindi hanno bisogno di uscire di scena momentaneamente per poter raggiungere l'orgasmo. Ora, considerando il fatto che ogni situazione di eiaculazione ritardata è a sé, quindi non esiste un protocollo, una diagnosi generale su quella che è la situazione, perché ogni persona presenta determinate caratteristiche, se avete bisogno di altre info in merito a quelle che possono essere le cause o quello che può essere il trattamento in merito all'eiaculazione ritardata, scrivetemi qui in DM.